Buonasera. La discussione alla Camera di alcuni problemi riguardanti la nostra politica di ricerca, soprattutto nel settore nucleare, hanno aperto una settimana parlamentare particolarmente ricca di temi. Nei prossimi giorni verranno esaminate, tra l'altro, le proposte di legge sulla riforma del sistema delle pensioni, quella presentata recentemente dal Governo sulle ricevute fiscali e il provvedimento riguardante gli assistenti di volo. Mercoledì mattina poi Camera e Senato si riuniranno in seduta congiunta per eleggere un nuovo componente del Consiglio Superiore della Magistratura in sostituzione del professor Vittorio Bachelet, assassinato recentemente dalle Brigate Rosse. Da registrare infine che nel corso della settimana dovrebbe essere completato l'esame del disegno di legge per l'assetto retributivo e funzionale del personale civile e militare. Ma veniamo alla seduta di oggi della Camera, che ha svolto interpellanza ed una interrogazione relative alla politica della ricerca, in particolare sul problema se l'Italia si sia o meno dissociata dagli organismi di ricerca europea e sulle eventuali misure che il Governo intenda adottare per mantenere la nostra partecipazione al Centro Europeo di Ricerche Nucleari, il CERN, così come ha assicurato al Senato il Ministro della Pubblica Istruzione. A tali quesiti ha risposto il Ministro per la Ricerca Scientifica, Scalia, il quale ha toccato anche un punto sul quale sono sorte molte polemiche, cioè quello riguardante la nomina del direttore generale del CERN. Scalia ha detto che il governo italiano non ha mai candidato nessuno a quella carica e che è stato solo il presidente del CERN a fare i nomi di 3 candidati, uno tedesco, un americano e l'italiano Zichichi. Il presidente del centro, ha aggiunto Scalia, ha anche affermato che il professor Zichichi doveva essere sostenuto perché aveva tutti i numeri per assolvere questi compiti. L'illustre fisico italiano, informato della candidatura dello stesso ministro, rispose però che egli condizionava la sua accettazione alla fissazione di precisi programmi di ricerche nucleari. Il presidente del CERN, ha ancora sostenuto Scalia, dice di aver sempre anteposto i programmi alla scelta del direttore generale. La definizione del cosiddetto progetto LEP non potrà avvenire comunque che dopo giugno o il dicembre del 1981. L'atteggiamento italiano dinanzi a questa osservazione, ha ribadito il ministro, non è cambiato. Prima i programmi internazionali, poi la nomina del direttore generale del CERN. E ciò perché l'Italia è favorevole ad una soluzione di tipo europeo dei programmi e non a soluzioni di tipo nazionalistico, tanto più che le scelte di un candidato tedesco influenzerebbe le scelte di carattere programmatico spostando i favori su un progetto tedesco. Proprio ieri, ha ricordato in ultimo il ministro, è stato firmato a Taormina un accordo per l'ingresso dell'Italia nell'ESO, Centro Astronomico Europeo, che prevede la costruzione di un grande osservatorio astronomico. Di tale risposta si è detto soddisfatto il democristiano Bianco, che l'ha trovata esauriente, mentre il comunista Cuffaro, l'indipendente di sinistra Spaventa, il repubblicano Dutto e il missino Baghino si sono detti insoddisfatti, giudicando sostanzialmente una sconfitta diplomatica la mancata nomina del candidato italiano Zichichi, ritenendo poi la risposta del ministro insufficiente a sgomberare il campo delle preoccupazioni sia per quanto riguarda il versamento dei contributi italiani al CERN, sia sul programma del nostro paese, sia perché l'Italia affronta le trattative in sede CERN senza una propria politica di ricerca nel settore nucleare. Gli intervenuti, che si sono dichiarati non soddisfatti, hanno sottolineato infine il pericolo in cui si trova l'Italia di restare isolata. Parzialmente soddisfatto si è detto il socialista Andò, secondo cui il ministro non ha dato sufficienti indicazioni sui programmi di ricerca. La Camera torna a riunirsi domattina per svolgere alcune mozioni sui problemi della mafia, il Senato invece è convocato per domani pomeriggio. È tutto per oggi, buonanotte.